dal Castagneto di Isturno. Per la categoria 2013 si affrontano in questa prima partita della mattinata Cantera Avellino e Azzurra Calcio Bianca, squadre al confronto in questa quinta edizione della Coppa Carnevale. Vediamo quale delle due avrà la meglio. In due tempi da 25 minuti, fortuna. Trascorsi 4 minuti di questi primi 25 del primo tempo. Risultato ancora di 0-0. Ricordiamo che ci troviamo a Sturno per la quinta edizione della Coppa Carnevale. Intanto arriva il gol del vantaggio per la Cantera Avellino su un'azione di ripartenza. E Alessandro Tornatore, il primo marcatore per i biancoverdi. Partita sbloccata al quinto minuto di gioco, è 1-0. Due uomini richiesti in barriera da Di Fulmeri. Candela! Traiettoria precisa e raddoppio. Cantera Avellino 2-0 all'ottavo minuto, realizzazione direttamente su calcio di punizione. Grande esultanza, grande divertimento qui a Sturno. È 2-0. Lo Conte ha provato a controllare, raddoppiato ancora Lo Conte che resiste alla pressione, poi alla fine deve arrendersi perché è circondato da una maglia di gabbie bianche. Candela prova ad uscire, semina il panico sulla fascia destra. Candela converge verso il centro del campo. E poi grandissima risposta di Flumeri sulla conclusione mancina di Candela, che aveva provato ad incrociare sul secondo palo. Azione stupenda, parata altrettanto. C'è spettacolo. Gestisce qui il pallone con Lo Conte, Azzurra Calcio. Non riesce ad uscire dalla propria tre quarti. Ancora Galluccio a riconquistare. Pensa a una conclusione da lontano. Galluccio, c'è cioè Tornatore. Alla Pippo Inzaghi, rapace d'aria, il numero 17 trova la doppietta dopo che la palla era rimasta lì. Balletto rivolto verso i propri tifosi, 3-0 Cantera Avellino. Instagram Sport Senza Confini per non perdervi nulla e rimanere sempre in contatto e aggiornati con tutte quante le novità riguardo agli eventi organizzati da Sporting Tour e ovviamente affiliati e promossi dall'ente di promozione sportiva AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport. Nel frattempo doppietta anche per Candela, grande girata, è 4-0 per la Cantera Avellino che vince e convince fino a questo momento. È pronto Candela che sembrerebbe voler andare ancora in porta alla ricerca della tripletta, di fatto è un tiro il suo, poi c'è Tornatore, la tripletta la trova lui, è 5-0, è altra esultanza con Balletto per il numero 17, sicuramente simpaticissimo, oltre che un grande talento, visti i tre gol nei primi 25 minuti per lui, pokerissimo della Cantera Avellino. Avellino, pallone che termina in fallo laterale sulla tre quarti. Scadono adesso i primi 25 minuti di gioco, vediamo se lascia chiudere l'azione alla Cantera Avellino il direttore di gara, che dà uno sguardo al cronometro, è puntuale, fischia due volte, ora intervallo, sono tornate in campo le due compagini, attenzione subito all'opportunità per l'Azzurra Calcio Bianca che prova con un destro di Lo Conte, fulmineo. Subito piglio giusto per la squadra in maglia gialla. Possibilità allora per la Cantera Avellino di infierire ulteriormente sui propri avversari. Qui pallone messo dentro da Zuppa, arriva alla fine il gol del 6-0. Lo sigla il nuovo entrato Antonio Ciardiello. Si riprende con il secondo tempo proprio come si era chiuso il primo, ancora Cantera Avellino a segnare, Tornatore che sbaglia il controllo, allora poi Cataldo, ecco ancora Tornatore, guarda al centro, pallone dentro, e anche un assist a referto per Tornatore, doppietta per il nuovo entrato Ciardiello, grande esordio in partita per lui, 7-0 Cantera Avellino, che
che, concedetemi il paragone, sembra un pochino la cantera del Barcellona per come gioca. Complimenti vivissimi ai ragazzi, sono anche qualche leziosità forti del risultato acquisito. I ragazzi biancoverdi e fanno bene, perché al di là del risultato sicuramente è importante provare e imparare determinate giocate. Ancora qui con la fame va a pressare direttamente sul portiere Tornatore, che ha trovato il gol dell'8-0. Candela, Tornatore, altro sguardo al centro, altro pallone splendido messo nell'area di rigore, la palla rimbalza lì due volte sulla traversa e poi indovinate chi ci arriva se non proprio Tornatore, che ci manca solo che si faccia gol e assist da solo, che si crossi il pallone, che corra a segnare. Aveva colpito la traversa Zuppa, se non ho visto male, e poi più lesto di tutti Tornatore per il suo quinto gol. La rincorsa di testa che va verso lo specchio della porta difeso da Mario Petruzziello, che si supera con un grande intervento. E siamo arrivati allo scadere anche di questi 25 minuti di gioco del secondo tempo. Arriva il triplice fischio, termina per 9-0 la partita tra Cantera Avellino e Azzurra Calcio Bianca. Man of the match sicuramente lo scatenato Alessandro Tornatore, che adesso andremo ad intervistare. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy.